Alonso, ma dove vai conciato così? Vado ad Udine. D'Udine? Non lo sai che D'Udine non è un bel posto? Stasera lo diventerà. Tu piuttosto, dai, sbrigati, si parte. Calmati, Alonso. Che ci sarà mai questa sera a D'Udine? C'è Amedeo Mango in concerto. È la prima e ultima data del suo tour mondiale. Ancora con questa storia? Sì, proprio lui, Amedeo Mango, suonerà dal vivo, in playback, per noi. Dai, non possiamo mancare, preparati, dai! Alonso caro, vorrei tanto venire con te nella splendida D'Udine ad ascoltare le sublimi melodie di Amedeo Mango, ma purtroppo ho appena perso una gamba. Oh, che disgrazia! Sì. Beh, io vado. Ci vediamo stanotte. Credo che farò tardi. Già. Curati, eh! Mio marito figlio è uscito da circa mezz'ora per andare a vedere il concerto di Amedeo Mango. Che ne dici di fare un salto qui da me? Anzi, dentro di me. Un salto? Ma sì, anche due, tre, quattro se vuoi. Va bene, Jackie, sono subito da te. Allora ti aspetto a braccia, a gambe aperte, Jonas, a te. Ciao. Oh, Alonso, già di ritorno? Sì, scusami, ho fatto tardi. Allora, com'è andato il concerto di Amedeo Mango? Wow, Giacchia, non ho parole. Il cortile era gremito. Pensa, eravamo in 26, Amedeo compreso. Che emozione! Puoi dirlo forte, Giacchia. Ma non avevi perso una gamba? Sì, Alonso, hai ragione. Ma dopo averla cercata a lungo, l'ho trovata qui dietro il divano. Guarda, tutta ingessata. Che ano che hai, Giacchia. Beh, io vado a dormire. Sono spossato, ma euforico. Buonanotte. Vieni qui, gattina mia. Eccomi, Julius. Cosa c'è? Lo sai che non mi devi disturbare mentre rimesto le mie scartoffie. Ma Julius, sei tu che mi hai chiamata. Hai ragione, Brut, siediti. Ma no, lì c'è il logo di All Music, così scompare. La nazione, muoviti di lì, Brut. Ma no, lì c'è il logo della trasmissione. Mi stai facendo spazientire! Non sei posizionabile! Oh, Julius, calmati, non capisco! È un disastro, Brut! Stai rovinando la fruizione! Manolo, Manolo, sapevo che eri un giardiniere. Ma non credevo che avessi un tronco così in mezzo alle gambe. È stato fantastico. Ciao Enzio. Ero ansiosa di farti conoscere il tuo primogenito. Che bello, come si chiama? Non lo so, dobbiamo deciderlo insieme il nome del piccolo. Accomodatevi. Tieni, piccolo. Ora che Anna Lucia è morta e che abbiamo un figlio, siamo una vera famiglia. Sì, mio dolce amore. Enzio? Sì? Cosa ci fa il giardiniere Manolo seminudo nel tuo letto? Niente, non abbiamo niente a che fare, io e il giardiniere Manolo ci amiamo. Oh, che cosa? Io vengo qui a condividere le gioie di un figlio e tu diventi gay? Ma no, Alvara, non sono io, è mio padre. Io ti amo, credimi, io ti amo.
Diamo il 50% del massimo che posso raggiungere, visto che sono anche mio padre. Oh, e questo pezzo di carne! Come pensi di fare con questo pezzo di carne? Amerai anche lui al 50%? Il maschione raggiunge tranquillamente il 100%. Oh, ma è solo un bambino! Dovresti vergognarti! No, Alvara, io lo amo anche come figlio! E come uomo, che bell'uomo! Basta, Ezio! Io e... ce ne andiamo! E non ci rivedrai mai più! Mai più! Cosa succede, piccolo? Quella codarda di Alvara ti ha mollato qui come un sacco di pattume. Ma non ti preoccupare, ti accudirò io. In tutti i sensi.